Maestro, dopo tanti premi per il cinema, per il suo impegno nel mondo del cinema, adesso un premio anche per il suo impegno nella lirica. Che sensazioni prova? Sì, no, mi fa piacere. Io sono un amante della lirica, ma direi un dilettante, insomma, da ragazzino mi piaceva. Farla è più complicato, comunque ascoltarla, perché mi abbiano premiato non lo so, ma, però mi fa piacere. Questa è la città dove io ho trascorso alcuni anni della mia infanzia, è la città dove è nata mia madre, e quindi la conosco molto bene, il Parco delle Driadi, si andava all'Arda a fare il bagno, insomma, molti ricordi. Vabbè, dai, mi piace. Come rendere attuale l'opera? Adesso lei si cimenterà con i pagliacci. Ha già in mente come affrontare questa sfida? Ma in realtà sì, ho delle idee, ma non vorrei tenermele per il momento, nel senso che siamo ancora a una fase preliminare, però è un'opera che prima di tutto breve, poi perfetta, poi con un plot che mi affascina molto. Speriamo di dare un. Io lo dico sempre, insomma, il vero regista dell'opera è il direttore d'orchestra. Il regista fa qualcosa, spero di fare qualcosa di buono.